Questo è l'uomo viscido, il Nebaruku. Sembrano simili ma hanno sapori diversi. Questa è la tipica colazione giapponese. Seba va in una natteria, ossia un ristorante specializzato in natto. Il natto è una pietanza tipica nipponica che Seba aveva già provato quando Stephanie venne in Giappone. Anche se non è stato troppo apprezzato, diciamo. Nel video di oggi conosceremo una colazione tipica giapponese che un po' vi farà sentire nostalgia del cornetto col cappuccino. Questa pietanza è viscida ma saporita, come diceva Timon, assolutamente da assaggiare. E se non vi basta il natto normale potete anche prendere il natto yakisoba, natto donut, natto senbei, natto cioccolato eccetera. Più un natto per tutti! Che bello, in Giappone ancora esistono i DVD rental, però oggi non ci stiamo occupando dei DVD rental, ma stiamo per entrare in questo ristorante, guardate com'è già strapieno. Questa è una sendaiya, che sarebbe una natteria, quindi è questo negozio dove fanno tutte queste cose di natto e il lunch time è dalle 11 alle 15 e si può mangiare il natto tabehodai, che vuol dire che potete mangiarlo a barbecue fin quanto esplodete sostanzialmente. Poi c'è il tororo teishoku, non so se sapete che cos'è il tororo, però già il natto fa molto neba neba, quindi è tutto viscido, e il tororo uguale, quindi è l'unione di questi, viscido più viscido. E anche potete chiedere tanto riso a gratis, più o meno si presenta così. Adesso noi entriamo, andiamo a vedere com'è. Guardate quanto natto, oh, i futari. Questo è l'uomo viscido, il Nebaruku. Eccoci qua, vado fuori un secondo, abbiamo appena ordinato. Ma guardate quante cose ci sono, c'è il natto soba, ci sono le caramelle al natto, ci sono i pesciolini col natto, ci sono le donut al natto, poi ci sono questi che sono tipo dei senbei, che sembrano quelli che ho dato agli cervi di Nara. Poi c'è la zuppa di natto. Praticamente ogni cosa si può fare col natto. Io avevo trovato anche il natto cioccolato una volta che bucuro. Quante cose. Poi c'è questo che praticamente è il furikake, che il furikake sarebbe questa polverina che si mette sopra al riso per farlo più gustoso. E questa è la versione col natto, deve essere buona. A me piace tanto il natto. Poi praticamente c'è l'unione della, tipo della cannella, del gurumi, che sarebbe la noce, mixata col natto. E ci sono queste donut al natto. Guardate quanti ce ne sono, cioè sono un miliardo di tipi diversi di natto. Se non vi piace il natto vi farà schifo questo negozio. Fuori potete anche prendere praticamente alla Jidohanbaiki i vari natti che costano 1 euro 2. Se non ci fosse questo sole riuscirei a inquadrarveli meglio, però vedete, perché ogni parte del Giappone ha praticamente un natto diverso. E poi ce ne sono di vari tipi, per esempio c'è questo che ha il gusto di damame, e poi ci sono gli altri gusti, ma sono veramente simpatici. Poi ci sono queste donuts che le abbiamo viste anche dentro, e quindi tu potenzialmente in questa natteria puoi comprare 24 ore al giorno un po' di natto. Torniamo dentro che forse è arrivato il nostro teishoku. E quindi questo è il natto, questo ristorante è di Sendai e c'è praticamente il natto teishoku, che sarebbe quello praticamente dove puoi mangiare il natto finché muori, praticamente, perché lo puoi mangiare a buffet finché vuoi, oppure lo puoi mettere col tororo, che è quest'altra cosa viscida, è un altro vegetale, oppure puoi metterci il shake, che è quello che ho scelto io, che volevo un po' di salmone, oppure puoi scegliere invece quello col natto, il maiale e il po' di kimchi don. Il don sarebbe praticamente tutto questo menidio sopra il riso, però non mi ispirava molto. E vedete, poi vabbè, il natto è tabehodai, quindi potete mangiarne quanto volete, però avete da scegliere tra tutti questi tipi diversi di natto, che è un natto quello con i fagiolini, non so come chiamarli. Questo è quello al gusto edamame e questo è quello al gusto guma. Io invece ho preso, sembrano simili ma hanno sapori diversi, questo è quello con quelli grandi, anzi forse è questo, vedete che sono più grandi, e questo è un altro al gusto di edamame. Comunque li potete scegliere veramente a tante cose, per esempio c'è il wakame che è con l'alga, oppure ci sono quelli con il, insomma ci sono di vari tipi, vi consiglio di assaggiarli, non lo so, tanti strani non piace, però a me piace. Mettete un po' di salsa di soia e poi un po' di mostarda, basta pochissimo. Poi mescolate. A me piace tantissimo, però a tanti stranieri non piace. Io vi consiglio di assaggiarlo, ci vorrà un po' per abituarsi, ma quasi tutti i giapponesi lo mangiano, e se lo mangiano la mattina. Itadakimasu. Arrivato altro natto, questo al wakame e questo al hijiki, che sono due tipi diversi di alga, sono un po' simili. E vabbè, e questa, anche se sembra una cosa strana per il Giappone, questa è la tipica colazione giapponese. Quindi so che sembra strana, però vi assicuro che se vi abituate è molto buona ed è sicuramente molto più salutare della croissant col cappuccino. Sono arrivati altri due natti proprio qua. Vedete, questo invece è quello con il natto, con, vedete, quei pezzi piccolissimi. Adesso anche il mio amico ci mette
la shoyu, un po' di mostarda. Ah, non serve la mostarda. Adesso mescola questo mix di uovo crudo con il natto. Quanti di voi vorrebbero mangiarlo? Di solito lo potete anche mettere sul riso, però lui gli piace di più mangiarlo così e vabbè. Scrivetemi nei commenti se volete assaggiare questa delizia made in Japan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci siamo mangiati ben 8 scatolette di natto ai gusti più impensabili. E tra l'altro io questo natto l'avevo anche fatto provare ai mates e non mi sembra che era piaciuto tanto. Magari vi lascio qualche clip. In ogni caso volevo lanciare questo challenge a Stephanie e vedere se lui riesce a mangiarne di più la prossima volta che viene in Giappone. Vabbè, ciao e ci vediamo domani con un nuovo video alle 2 di pomeriggio. Thank you.